Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale, le migliori novità dal mondo dell'arrampicata, le potete trovare solamente qui. Sicuramente se seguite l'arrampicata vi siete accorti di cosa è successo durante il campionato del mondo e le qualificazioni alle Olimpiadi per Tokyo 2020. Un italiano di nome Ludovico Fossali è riuscito prima ad assicurarsi il primo posto nel campionato del mondo di speed e poi, come per magia, ieri è riuscito ad entrare tra i primi 8 atleti che avranno accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quindi, ragazzi, un atleta italiano sarà presente con accesso diretto alle Olimpiadi. È andata un po' meno bene a Stefano Ghisolfi e a Michel Picoruaz, e anche loro erano tra i 20 atleti combinatisti che si erano qualificati per poi disputare le varie prove per avere l'accesso diretto. Ed è andata altrettanto meno bene ad Ada Mondra, che, come avrete visto, questa è la foto incriminante, ha messo un piede sullo spit e quindi è stato arretrato di posizione ed è passato il nostro Ludovico Fossali. C'erano 4 atleti giapponesi, potevano avere accesso però solamente 3, quindi uno è andato fuori e il nostro Ludovico è riuscito a entrare tra i primi 8. Ho sentito Ludovico telefonicamente in questi giorni e ho chiesto un po' di raccontarsi e di raccontare un po' la sua esperienza della vittoria del campionato mondiale, ed ecco qui che Ludovico si racconta a noi. Ciao Harry, allora grazie mille intanto per i complimenti. Mi sono qualificato dopo una prima run mediocre e una seconda run dove ho diciamo rischiato una falsa partenza. E poi quindi la gara è andata avanti. Il primo scontro l'ho fatto contro un kazakistano che ho fatto tutta la via completa. E dico, ho fatto tutta la via completa perché in questa gara ne ho fatte solo 6 al posto di 8. E l'ho fatta bene, ho migliorato anche il mio tempo della giornata. Poi arriva lo scontro contro il cinese Zhong, che so essere molto forte e che non sapevo nella run prima avesse fatto 5,8. Che cavolo, quel giorno mi era duro fare, però sapevo che ormai ero dentro, quindi poteva capitare di tutto, ero forte abbastanza anche per batterlo, quindi dovevo giocarmela. E niente, ci mettiamo in posizione, danno ready e lui fa falsa. Come fai a crederci? Non ci credevo. Cioè, erano i primi quattro, quindi potevo giocarmi una medaglia benissimo. Che sia oro, argento o bronzo, potevo giocarmela. E quindi niente, passiamo alle semifinali contro l'ucraino Boldirev, che ho già battuto in passato, ma che anche lui mi ha battuto già in passato. E ci mettiamo in posizione anche stavolta e lui fa falsa di nuovo. E in questo momento non sapevo cosa fare, non sapevo cosa dire. Cioè, era una medaglia assicurata, argento oro ce l'avevo al collo, bastava fare solo un'ultima run. E così ci torno dietro. Jan Kritz, mio grandissimo amico, mi chiede com'è andata, ne parliamo un po'. E anche lui è nella finale grande, nella grande finale, finalissima. Primo, secondo, ce la giochiamo io e lui. Un anno di differenza, ci siamo già incontrati varie volte. E ci auguriamo il meglio, ormai era andata. È stato anche molto bello dietro le quinte che non si è visto che ci parlavamo, che di solito sono molto concentrato, molto sul mio pezzo, non parlo con nessuno, sono nel mio. E invece in quell'occasione, cavolo, avevo una medaglia mondiale, ne ho parlato un po' anche con lui. E facciamo la run, sbaglio anche lui, vedo, e riprendo subito e poi quando vedo la luce verde esulto di gioia. Quindi complimentissimi a Ludovico, tifiamo per te. Deve essere stata veramente un'emozione unica, anche perché sono le prime Olimpiadi e quindi è sicuramente bello ritrovarsi a gareggiare a un evento così importante che è il primo. Passiamo invece ora al bouldering outdoor.
I ragazzi italiani continuano a fare salite interessanti. Stavo scorrendo qui su Instagram e ho visto Giacomo Raimondi che si trova in Valle dell'Orco, riesce a salire Temenoi 8 a più e Bravi Rabi 7 C più Flash. Andiamo a vedere il video di Giacomo. Bene ragazzi, spero che questa puntata per voi sia stata interessante. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Spazio Verticale. Ciao a tutti ragazzi!